E se per il cenone di Capodanno invece delle solite tartine preparassimo dei crostini? Benvenuti in Cucina per te. Per l'ultima cena dell'anno vi propongo un antipasto semplice semplice. Gli ingredienti sono sicura che già li avete in dispensa. Vediamo quali sono e prepariamolo insieme. Per 4 persone occorrono 200 g di tonno sott'olio sgocciolato, 320 g di formaggio spalmabile, un limone, erba cipollina, 200 g di pane tipo baguette. Per preparare i crostini con mousse di tonno iniziamo affettando una baguette con un taglio obliquo e realizziamo fette spesse circa un centimetro. Va bene qualsiasi tipo di baguette, dalla semplice a quella arricchita con semi vari come ho scelto io. Disponiamo le fette su una leccarda rivestita di carta forno e cuociamo a 200 gradi in modalità grill il tempo necessario a farle diventare croccanti. Nel frattempo prepariamo la mousse. In una ciotola poniamo il tonno sgocciolato, aggiungiamo il formaggio spalmabile e la buccia grattugiata di mezzo limone. Con un frullatore ad immersione frulliamo tutto fino ad ottenere una crema morbida ed uniforme. Trasferiamo la crema in un sac à poche con beccuccio a stella. Affettiamo il restante mezzo limone, poi dividiamo la fetta in 4 spicchi. A questo punto facciamo i crostini con la mousse di tonno. Decoriamo con uno spicchio di limone ed erba cipollina. E voilà, i crostini sono pronti! Un consiglio, una volta frullata la mousse, riponetela in frigorifero per almeno 10-15 minuti in modo da darle la giusta consistenza per la decorazione. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto, alla prossima videoricetta e a tutti buon anno!